42. Open. Android Wear, che è questa nuova diciamo versione di Android dedicata ai wearable, per cui in particolare agli smartwatch, ma in teoria anche a altri eventuali device che indosseremo in un futuro prossimo, secondo Google. Quindi io partirei con Nicola che ci parla, che ci introduce, ci parla un attimo di questo Android Wear. Nicola, cos'è? Ok, allora intanto grazie Antonio, grazie agli amici di Lega Nerd e a tutti gli ospiti. Per chi non mi conosce, sono Nicola Ligas di androidworld.it. E che cos'è Android Wear? Android Wear è il segno che Google si sveglia sempre con i suoi tempi, ma insomma alla fine si sveglia, e ha capito che il 2014 sarà l'anno dei wearable che inizieranno con il nostro polso, ma che sicuramente non si fermeranno lì. Io personalmente mi aspetto che Android Wear arrivi sui Google Glass probabilmente ancora prima che sugli smartwatch, che comunque arriveranno quest'estate. Google ha promesso un paio di mesi fa un aggiornamento a KitKat per i suoi Google Glass. Guarda caso, Android Wear è basato su KitKat, mi sembrerebbe strano che appunto Android Wear non arrivasse anche appunto sugli occhiali di casa. Per quanto riguarda gli smartwatch, al momento ne sono stati presentati due, che sono Motorola Moto 360 ed LG G Watch. Usciranno entrambi più o meno verso giugno, probabilmente prima quello di LG e poi durante l'estate quello di Motorola. Sono dispositivi entrambi molto interessanti, inutile dirlo che non me ne voglia male LG, la mia preferenza va a quello di Motorola perché richiama molto più da vicino i veri orologi, cioè sarà tondo, sarà elegante, cinturini in metallo, scocca anche quella in metallo, poi c'è la classica rotellina che un po' hanno tutti gli orologi classici, insomma, a cui siamo abituati. Penso che forse anche i non esperti, vedendo un Moto 360, potrebbero pensare, potrebbero scambiarlo magari per un vero orologio, cosa che invece adesso non succede quasi con nessuno smartwatch di quelli in commercio ora come ora. Prezzi, che è la cosa che ci chiedono più spesso, non li sappiamo con precisione. LG G Watch, notizia di un paio di giorni fa, dovrebbe venire sui 200 euro. 200-220, insomma, dipenderà dal mercato. Moto 360, previsione mia personale, almeno il doppio, se non addirittura anche 500 euro. Ma poi il problema del prezzo è anche relativo a dove saranno commercializzati. G-Watch è praticamente sicuro che arriverà anche in Italia, c'è stato un comunicato stampa anche di LG in materia. Moto 360 sicuramente sarà più difficile intanto che arrivi da subito, magari lo farà con più calma, poi anche lì sembra che ci siano dei problemi di quantità, nel senso che è più difficile da produrre perché comunque è uno smartwatch tondo che introduce tutta una serie di complessità sia a livello tecnico che proprio poi anche pratico, insomma tutta la circuiteria deve stare in uno spazio tondo anziché squadrato, il display deve essere tagliato, insomma non è facile. Poi anche a livello di interfaccia, comunque ci vuole un'interfaccia ad hoc per questo schermo. Riguardo l'interfaccia, quello che ti posso dire di Android Wear, che comunque al momento non è ancora appunto pubblico, c'è solo una preview dell'SDK che ci ha permesso di, boh, diciamo, di avere un primo sguardo. È che non sembra un sistema nuovo a sé stante, nel senso che comunque Google lo pensa in relazione all'utilizzo con uno smartphone. Quindi, in linea di massima, la trovata, se vogliamo, geniale, per modo di dire, di Android Wear è il fatto che sfrutta appieno delle API che sono state introdotte la scorsa estate con l'ultima versione di Jelly Bean, la 4.3, delle API che sostanzialmente permettono a tutte quelle applicazioni che già le sfruttino di funzionare con Android Wear praticamente out of the box, cioè se un'applicazione usa queste notification API, le notifiche di quella app arriveranno subito su Android Wear senza che lo sviluppatore debba fare praticamente niente. E questo vuol dire, in poche parole, avere una compatibilità veramente massima o comunque semplificare la vita al massimo agli sviluppatori. Non so se i telespettatori hanno familiarità con Pocket,
che è un servizio che ci consente di salvare offline pagine web, poi prevedere anche sullo smartphone, eccetera. Ecco, gli sviluppatori di Pocket nel giro di un paio d'ore hanno fatto una dimostrazione sulla preview dell'SDK di Android Wear di come intercettare una notifica di Twitter, condividerla su Pocket e salvarla. Tempo di lavoro nemmeno un paio d'ore, questo per far capire quanto è semplice appunto interagire anche con le notifiche delle altre applicazioni, perché Pocket praticamente prendeva un link da Twitter, salvava quella pagina web offline e poi l'avevamo pronta sul telefonino per leggerla. Leggerla appunto sullo smartphone, non leggerla su Android Wear, quindi non pensiamo che Google abbia in mente di fare delle applicazioni completamente nuove solo per gli smartwatch, perché a quanto sembra sarà un po' l'inverso, saranno le applicazioni dello smartphone che interagiranno con lo smartwatch e viceversa, ma non è tanto che ci saranno nuove applicazioni pensate solo ed esclusivamente per lo smartwatch, tranne magari quelle forse più banali, tipo non so, un cronometro, il meteo, tutta l'interfaccia basilare, sì. Ma poi il resto si appoggerà pesantemente sul telefono. Ma dimmi una cosa, cioè, ti interessa a te effettivamente questo nuovo fenomeno smartwatch? Cioè, nel senso, ok, probabilmente ce lo compreremo perché è una roba nuova, è figa, il 360 è fighissimo, costa 500 euro, sicuramente non lo comprerò, però comunque è veramente un bellissimo oggetto, però alla fine di utilità vera... Senti, cioè... allora, ti divido la risposta in due perché la stai facendo alla persona sbagliata, cioè io non ho resistito ai Glass. Quindi cioè, non puoi chiedere a me se resisterò a 360, perché cioè, appena è uscito, cioè, non l'hanno diciamo, presentato, io e Emanuele ci siamo guardati e abbiamo detto, mio, cioè, nel senso, non è che, cioè, diciamo, da questo punto, dal punto di vista nerd, mio, qualunque sia il prezzo, di qualunque sia il prezzo, mi tiro la iella da solo e me lo fanno a 2000 euro, e allora mi sparo. Quanto servirà davvero? Questo è il discorso, niente servirà, cioè. Questo è il problema. Allora, nulla. Sarà bello, servirà avere le notifichine. Noi abbiamo provato un po' degli smartwatch di adesso, ora non tutti hanno questo sistema di notifiche, secondo me così ben pensato come avrà Android Wear, però anche dai video di presentazione sembra che comunque sarà un modo per avere a portata di mano che cosa? Google Now, che è il cavallo di battaglia di Google, e quindi la ricerca vocale, tutti i comandi vocali che potete volere, notifiche, poi magari uno ci avrà il classico meteo che ormai te lo schiaffano anche nei bustini di Xan. Quindi a nulla, né a niente. Dai, non 500 euro. Non sarà rivoluzionario, però insomma io lo vedo un po' anche come una rivista. No, voglio dire. Tanto c'è da dire una cosa. Gli smartphone stanno diventando sempre più ingombranti, di riduzioni di dimensioni se ne parla sempre meno, adesso anche iPhone si sposta, sembra, verso i 4,7 e poi boh, forse a salire. Sì. Quindi penso che in futuro l'esigenza dello smartwatch diventerà un'esigenza anche pratica, il padellone sempre dietro è scomodo, me lo tengo in tasca, in borsa, in quello che è, addosso ho l'orologio e lì guardo le cose che mi arrivano, se la notifica è importante, tanto da dover prendere lo smartphone, lo tiro fuori, se si tratta di leggere un messaggino, un'email, rispondere sì, rapidamente una cosa, l'orologio al polso e con quello risolto. Potrebbe essere. La mia paura, chiaramente, è che si rivelerà quello che sono stati gli smartwatch fino adesso. Sì, sicuramente sarà più integrato, sicuramente, finalmente, grazie a Android Wear, sarà compatibile con tutti i dispositivi su cui gira Android, e questo già, insomma, è un miglioramento non da poco. Sì, sicuramente sarà fighissimo quando sei a San Francisco e parli in inglese utilizzare Google Now, però se sei a... Roncofritto in Italia e hai il Android in italiano, Google Now sappiamo bene che non serve praticamente a nulla. Bisogna vedere anche lì la localizzazione quanto sarà. Google Now in italiano un po' procede, un po' a volte va avanti, un po' a volte va indietro. Sì, diciamo sì, soprattutto indietro. Basilari le fa, dai. Si tratta di chiamare, ricercare, eccetera. Più che altro è quanto lui ti risponda. Però sai, in un telefonino fa figo, tipo te prendi un Moto X e fa figo dire io gli parlo a voce e lui mi risponde a voce. L'orologio nessuno pretende che ti risponda a voce, se già ti arriva sul display la risposta a quello che c'è va bene anche quella, basta che sia esatta e che capisca bene l'italiano.
Va bene, comunque lo scopriremo quest'estate perché fondamentalmente usciranno quest'estate, giusto? Sì. Così hanno detto. Così hanno detto, te l'ho detto, LG secondo me arriverà senz'altro prima sul mercato e probabilmente anche più capillare. Per Motorola ci vorrà un pochino più di Sì, pazienza anche e di perché soldi. mentre il telefono, lo smartwatch di LG l'abbiamo visto e diciamo che è credibile. Tra virgolette, il Moto 360 l'abbiamo visto, ma solamente in rendering. Allora, visto che in teoria dovrebbe uscire tra, stiamo parlando di un paio di mesi, anche lì devo capire come mai non è stato mostrato. Sì, si è visto un video in cui lui ce l'aveva al polso, interagiva, però fino adesso le uniche Sì, foto principali sono dei perché è rendering. difficile. No, appunto che mi chiedo come faranno a farlo uscire tra 2 mesi se ancora non si arrischiano a far vedere una foto No, beh, tieni ufficiale. conto, siamo adesso che è inizio aprile, per quanto penso io, prima di 4 mesi buoni non lo vediamo in America. Se Sì. aspettiamo l'Europa, ma non vorrei essere pessimista a tutto, ma si va secondo me abbastanza tranquillamente anche dopo l'estate. Dopodiché già si parla adesso appunto di quantità comunque limitate, bisogna vedere quanto limitate e poi anche lì a che prezzo. Da Motorola mi aspetto di tutto, sia in senso positivo che in senso negativo. A questo punto aspettiamo e vediamo un po'. 42.